Ritornati dalla Russia, è arrivato il momento di fare un'altra recensione di... No, lo zaino l'abbiamo già recensito. Dentro lo zaino abbiamo il caricabatterie per il Mavic che ci ha spedito l'iTake. Una recensione differente dal solito, più che altro per la location alternativa, che è casa a Venezia. Mai fatto una recensione qua. Però, visto che sono di passaggio, sono tornato dalla Russia da pochissimo, l'unica soluzione per fare una recensione era farmi prestare un Mavic dall'amico Luca, che ringrazio infinitamente, e appunto riprendermi il caricabatterie multiplo che l'iTake ci ha mandato per testare. Quindi, bando alle ciance, spostiamo questo zaino che abbiamo già recensito e che potete trovare qui in alto la recensione, di cui siamo molto soddisfatti perché è bello grande, capiente, ci sta un sacco di roba dentro, e diamo un'occhiata a cosa ci hanno spedito insieme al nostro zaino. Vi ricordo, carica batterie e anche landing pad. Il landing pad lo proveremo non qui a casa, ma magari lo proveremo a Zocca in settimana. Nel frattempo vi faccio vedere che cosa abbiamo all'interno della scatola del charger. Il charger è blu elettrico, esteticamente è carinissimo. La cosa fantastica è che carica più di una batteria contemporaneamente. Come vedete qui abbiamo tre cavi di alimentazione per tre batterie per il Mavic, un attacco per la sua presa tedesca per andare ad attaccarlo alla corrente, e vi faccio vedere velocissimamente come lavora. Viene dato dall'azienda LightTake, e troverete magari qui da queste parti il link o sotto in descrizione il link per andare a vederlo ed eventualmente ad acquistarlo. Non vendono solo prodotti per il Mavic, vendono prodotti anche per il Phantom. Difatti sarei curioso di testare, vediamo se magari me lo mandano, lo stesso prodotto ma che carica contemporaneamente tre batterie del Phantom 4 Pro, visto che sono più interessato a quel prodotto effettivamente. Comunque, vabbè. Allora, tre batterie contemporaneamente, ma attenzione, attenzione, perché abbiamo anche due uscite USB che ci permetteranno di ricaricare altri device, che ne so, il radiocomando per esempio, e il tablet con cui andiamo a visualizzare, o il telefonino con cui andiamo ad utilizzare il Mavic stesso. Ve lo faccio vedere acceso, se trovo una presa tedesca da queste parti, perché a casa qui non mi ricordo più dove sono le prese. Eccola qui, e recuperiamo di nuovo le nostre batterie. Quando accendiamo il caricabatterie si illuminano. Mamma mia, che storti che siamo! Quando accendiamo il caricabatterie si accendono anche queste luci. Andiamo a dare un'occhiata ad esempio a questa batteria che non è completamente carica. La cosa bella è che si caricano contemporaneamente, ed ecco qui che comincia a caricare la batteria. Le altre due batterie credo siano cariche, quindi non riuscirò a mostrarvi il caricamento delle tre batterie contemporaneamente, secondo me. Dovrei fare un voletto con il Mavic per scaricarle. Facciamo un voletto indoor? Dai, facciamo un voletto indoor. Sì, vedete che caricano contemporaneamente. Questo era il mio intento, mostrarvi che c'era la possibilità appunto di caricare le batterie, più batterie contemporaneamente. Tant'è che il charger dimostra che una batteria è carica, le altre due sono sotto carica. Bene, una recensione velocissima di un prodotto secondo me veramente utile. Speriamo di poterlo provare anche per il Phantom 4. Intanto segnatevela questa azienda, perché sembra che facciano delle cose interessanti. Quindi lighttake.com, ma la trovate qui sotto in descrizione. Iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto questo video veneziano. Cliccate mi piace, condividete il video se pensate che possa essere utile a qualcuno questo simpatico prodotto per il Mavic Pro. Un saluto a tutti quanti e ci vediamo con la prossima recensione, perché ne abbiamo una valanga. Ciao!